Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale, rieccoci insieme su XCOM 2. Oggi dovrebbe essere l'ultima missione da portare a termine, quindi concentriamoci bene. Ho fatto già dei preparativi, la squadra è pronta, andiamo subito a vederla insieme. Ok, ci dà 29 nemici da abbattere. Guarda, no, io direi di togliere questi qui. Aspettiamo un attimo. Ah, preparo la squadra e poi ci vediamo appena è tutto pronto. A tra poco. Allora, eccomi, ho preparato questa squadra. Allora, abbiamo il nostro Ranger, Jane Kelly, ben equipaggiato, pronto al massimo. Poi abbiamo il nostro curatore che è Gertrude, specialista, poi abbiamo il cecchino che è Matthew, poi altre tre ragazze che sono un granatiere, uno specialista e un operatore psionico. Porto due specialisti diversi perché uno si occupa delle cure, l'altro invece si occupa dal punto di vista delle unità robotiche, quindi magari ad hackerare o a controllare qualcosa. Sono 29 nemici, sono tanti. L'equipaggiamento l'ho portato più variegato possibile, per esempio al granatiere ho voluto assegnare anche una granata EMP nel caso ci sono diversi nemici robotici, a lei ho dato il finto segnale così magari possiamo attirare l'attenzione sull'ologramma e non sui nostri soldati e dovremmo gestire bene le cure perché io porto solo lei con 4 cure, quindi durante tutta la missione 4 cure a disposizione. Giochiamocele bene e speriamo di portare a casa la partita. Andiamo. Ecco, ho infuso questo materiale con tutto il DNA di Anziano disponibile per l'esperimento. Non avremo un secondo tentativo. Connessione finale pronta. Livelli di potenza adeguati. Un ultimo sguardo al buff. È una cosa che ha già fatto 50 volte. Respiri. Siamo pronti. Bene. Quasi completata. Ora Lily. Avvio connessione di rete. Li faccio a pezzi. Il portale è pronto, signore. Fatemi parlare. Ci siamo, gente. Abbiamo dato la sveglia al mondo. Ora tutti conoscono la verità. L'Advent è una menzogna e il suo tempo è scaduto. Adesso è una guerra su larga scala. Mentre gli alieni controllano a stento il nostro mondo, noi attaccheremo il loro. Non sarà facile. Ma nulla di nuovo. Avete fatto quello che serviva. Non avete mai mollato. Voi siete gli XCOM. E voi vincerete. L'umanità conta su di noi. Buona fortuna, comandante. Mamma mia, che epicità. Caricamento.
Ok, ci possiamo muovere. Allora abbiamo. Ah, abbiamo i 6 soldati più l'avatar del comandante. Perfetto. Che cosa fa il comandante? Allora, lancia psionica, instabilità dimensionale, che rutta dopo un breve periodo. Le vittime subiscono danni e possono rimanere stordite e disorientate. E qui controllo. Ah, può fare il controllo mentale addirittura. Good. Va bene, io direi di portarci in avanti. Un po' alla volta, visto che non conosco per niente la mappa. Perché ha fatto quel coso rosso? Boh. Vediamo un po'. Vai avanti. Va bene, per adesso in questa sezione di mappa sembra non esserci nessun nemico, quindi avanziamo. Per curiosità, volevo vedere quanto è lunga la mappa. Parecchio lunga. Mo molto lunga. Questa è la fase finale, mi sa. Comunque, mi sa che ci saranno tipo parecchie stanze prima di arrivare a ultimare la cosa. Sono Ok, pronto. andiamo. Perfetto. Muoviamoci qua. L'avatar del comandante, non so se. Ok, abbiamo già attirato attenzione? Eh sì, purtroppo sì. Vabbè, dai. Per adesso sono solo tre, eh. Il cecchino c'è rimasto? No. Ah sì, c'è rimasto. Può colpire da qua, no? Però da qui forse sì. Il rampino può sfruttarlo? Sì, buonissimo. Iniziamo subito a posizionarci bene. No, lì no. Questo è corazzato. Vai di mani fulmine su questo, va. 6 danni gli ha fatto. Va bene, va bene. Entrato subito in frenesia. Vai di pistolazza. 6 danni di nuovo. Questo è anche derivato dal fatto che ho messo a tutti i potenziamenti alle armi, quindi hanno discreti potenziamenti, sono tutti colonnelli. Insomma, varie cose. Allora, qui avanziamo. Dominio lo posso usare una volta per mappa, quindi sfruttiamolo magari con un'unità grossa. Ok, si muove, entra in guardia. 4 danni, schivata. Un altro colpo. Mancato. Ma rimane solo lui, che sicuramente colpisce. No, mancato. Ma proprio di sbiego l'ha tirato. Ok, 4 danni ed è morto. Bene, quello non ha fatto mosse, quindi ci siamo mossi bene come primo turno. Oddio. Ok, mancato. Ci è andata di lusso veramente. Ecco che si muove il secondo che si mette in guardia. Ok, andiamo col cecchino. Cecchino. Comandante. 9-10, c'è cioè il 50%. Però il comandante il controllo mentale non ce l'ha segnato. Quindi teoricamente forse lo possiamo pure controllare. Ecco che parla su di me quel maledetto. Forse possiamo usarlo pure più volte durante nell'arco della partita. Magari è un personaggio speciale, quindi ce lo permetterà.
Proviamo a fare controllo mentale su questo. Sicuramente fa comodo averlo. Siamo uno in più almeno. E l'altro, vabbè, lo uccidiamo ovviamente. Cecchino. Riesci a colpirlo da qui? Vediamo un po'. Da sopra gli vai 3-6, vai. Pure sguarnito di difese. Due danni, no, niente. Ok, il comandante ha fatto la mossa. Vediamo lui. Lo mettiamo qua. Magari aggirando un po'. Forse riesce a vederlo, no. Sali qua sopra allora te. Milena, forse te riesci a colpirlo? Dai, dagli il colpo di grazia. Dai, mancato, ma che davvero? Ma che davvero? Mi prendi in giro? Mi sa che se gli andiamo in corpo a corpo ci fa danni, quindi non vorrei. Proviamo col 36%, anche se è poco. E infatti è poco. C'è rimasto, vabbè, sono rimasti loro due, vabbè, tira con te invece Gertrude. E che ce la fai? 81%. Morto, perfetto. Il primo pull è andato, tre sono andati. Adesso muoviamo anche gli altri. Piazzati qua, va. In guardia. Questo è sotto il controllo mentale. Qui esplosioni random. Primi tre. Cioè. Allora, io direi di mandare in ala scoperta il tizio che abbiamo preso per vedere che cosa scopre. Mettili qua. Non vede niente, addirittura. Posizionati qua. Possibile, non c'è niente? Eh no, in questa seconda stanza non c'è niente. Quindi avanziamo con tutti allora. Visto che la stanza è vuota. Piazza di qua. Il comandante a sto punto teniamocelo un po' indietro così può fare il controllo mentale senza essere danneggiato. Abilità alquanto forte, soprattutto quando ci sono schiere di nemici. Cecchino, te piazzati qua. Forse il cecchino riesce a scoprire, magari ha un range più alto. No, nemmeno il cecchino. Si vede proprio non c'è niente. Questo è il comandante. Ah, c'ha 4 turni di cooldown l'abilità. Ma è veramente poco. Cioè, tipo da usare a spam. Ok, entrano in guardia automaticamente. Allora, sento rumori. Credo siano crisalidi dal tipo di movimento, mi sembra quello. Ma vediamo un attimo la sala dall'alto. Perché noi arriviamo da questo lato e dobbiamo andare per così. Allora, io metterei in guardia questi qui proprio. Peccato che non si possono mettere qua in guardia. Però
No, mettiamolo qua. Eccoli. Un pallone. Una grossa palla e due corazzati. Pensavo fossero crisalidi. E speravo fossero crisalidi perché veramente le palle sono molto più fastidiose. A sto punto mi faccio un controllo mentale anche su quelli. Vediamo se lo posso fare. Mamma mia, il controllo mentale su questi sono veramente grandissimi. Ok, ha funzionato. Ok, adesso abbiamo due soldati in più praticamente. Lei la spostiamo in avanti. Vediamo chi può colpire. Solo lui, mettiti in guardia, va. Te, mettiti in avanti. Voglio spostare prima però il Muton. Vediamo chi riesce a prendere. Ah, c'ha pure la granata il Muton, giustamente. Eh no, questo lo controlliamo. E qui c'è il 30%. Però posso fare soppressione su questo. Vai. Che almeno se si muove non dà fastidio. Ok, mettiti qua. Te mettiti qua. Il comandante piazziamolo qua. Non credo ci sia niente da questo lato. Vediamo se può colpire. Può colpire qualcosa. Instabilità. Mazza che range che c'ha. Il pallone però non lo. È troppo distante. Ah, mettiti in guardia, comandante. E infine il cecchino che può colpire a quella distanza. Sì, 50%. Però io volevo far colpire la palla. Quindi piazzati qua, va. Il prossimo turno ti facciamo colpire. Controllo mentale, sì. Ok, adesso ce la stiamo gestendo bene. Non abbiamo dovuto usare né cure, né granate, né niente. E abbiamo preso il controllo mentale. Mo' arrivano però i problemi. Aia, mancato. Però mi sa che ha rotto la protezione. No, non ha rotto la protezione. La palla non ha reagito. Allora, qui bisogna sfruttare un attimo il momento propizio. Allora, mettiamo lui qua. E lanciamo una bella bomba acida sulla palla. Così gli attiriamo l'attenzione sul Muton grosso. Vai. Ok, perfetto, 7 danni gli abbiamo fatto. Ma a me va benissimo. Adesso il cecchino Matthew può, mi sa, ucciderla la palla, perché c'ha il proiettile forte contro. Sì, 75. Non l'ammazza, però. Con mani fulmine magari. Non ci arriva col cecchino. Aspetta, allora proviamo a fare così, vai. 75% è buono. Mamma mia! Che combo che abbiamo fatto! Che combo che abbiamo fatto! Allora, te, Muton, portati in avanti. Che lanci una bella granata sul tizio o gli fai un'altra soppressione. Sono indeciso. Questo qui è baionetta. Le armi venute sono rinforzate e montate baionetta. Ah, questo è per il corpo a corpo, se gli vuoi andare corpo a corpo. No, fagli soppressione, va? Così se si muove è sempre una rottura di scatole per lui.
Andiamo in avanti. Riesci a colpirlo quello? Lancia opzioni. Vabbè, andiamo di colpo normale, vediamo se. Mancato. Mazza che fucilazzo c'ha il comandante, eh? Muoviamo anche gli altri visto che sono rimasti indietro, non hanno fatto ancora niente. Vediamo prima lei, che è il nostro tecnico. La mettiamo. Dove la mettiamo? La mettiamo. È difficile muovere, mettiti qua un attimo. Ah, possiamo fare, aspetta, il controllo? Protocollo di controllo. Puoi controllare bersagli robotici. Questo non è robotico, tipo? No, mi sa di no. Mettiti qua davanti, che più avanti gli facciamo fare una scansione. Perfetto. Cioè, una massa di robot. Beh, questo è perfetto per il protocollo di controllo al prossimo turno. Abbiamo attirato involontariamente una manciata di tizi. Bomba MP. Mamma mia, possiamo fare il macello, il macello. Peccato che non abbiamo protezione. Cioè, ma che cosa possiamo combinare? Perché la granata MP non ci arriva fin là, no? No, mi serve avvicinarmi. E avvicinarmi però mi costerebbe danni. Oh, io ci provo. Perché sono troppi danni le granate MP, mi sa. Vediamo se riesco a beccarli. Sì, mamma mia. Li becco tutti quanti. No, oddio, non tutti quanti. 3 su 4, però gli faccio 12 danni. Anzi, sai che fa? Facciamo così, eh? Dovrei riuscire a beccarli tutti, se non vado errato. Forse giusto questo, quello più in alto a destra, non riusciamo a beccare. Vabbè, io la lancio. Che sono veramente troppi danni. Perdere un'occasione del genere che sono tutti riuniti è micidiale. Ok, due sono morti, uno ha due di vita, uno è disattivato pure. Vediamo chi c'è rimasto. È rimasto questo qui. Possiamo fargli fare ispirazione al quello che è rimasto fuori a lei. Che almeno si può andare a proteggere, magari. Vatti a proteggere, vatti a mettere qui, va. Mamma mia, ce la stiamo gestendo benissimo. Anche se non è facile la missione. Ok, così. Così. Scusate, io do una salvata perché è veramente di difficile poi andare avanti se salviamo al volo perché non si sa mai, eh. Non mi va di ripetere 10 miliardi di volte la missione. Che non è affatto facile. Andiamo a ammazzare questo qui. Teoricamente dovrei farla tutta di seguito, senza problemi, però è giusto una precauzione. Se mi crasha, non perdere belle azioni così mi scoccerebbe non poco. Ecco che si muove. Po' pochino gli abbiamo fatto, eh. Vediamo questo qui che fa. Si protegge o attacca. Oh, non stanno facendo niente.
Allora, io sarà che sono cattivo. Questo riesce a colpire? Sì. 70% non è male. Ok, gli abbiamo tolto guardie, adesso gli andrei corpo a corpo proprio col Muton. Ricarica. La baionetta, nessun pezzo. Ah, non, niente, non ce la fa fare. 4-6, no. Mazza, il Muton non toglie quasi niente, mo. Vai. Niente. 70% buttato proprio. Cecchino, cecchino, mi sa che è utile però non in questo caso, fammi vedere, 100%, 100%, 92% fa, però fa 8-10. Vabbè, ammazziamo. Ammazziamo questo, va? Per sicurezza. È un 100% sicuro. Mi dà fastidio. Poi, il nostro ranger dove sta? Ok, potrebbe fare fendente su uno di questi due, non mi va di ammazzarli questi, quindi ce li teniamo. Tu ti puoi muovere? Sì, ti muovi qua. O 50%. Senti, io provo il 50. Anzi, togliamoci il dubbio di questo, va? Via. E uno in meno pure. Volevo fare il controllo mentale lì. Protocollo di controllo, ma lasciamo perdere, va? Non si sa mai. Ok, 64%. Mi sta venendo a male, sta resistendo un po' troppo questo. Ottantuno, 65, dai. Iniziamo questo. Ok, morto. Adesso ritornerà in vita. Ranger, no, niente. Vai avanti. 86%, dai, buono. Un bel critico? No, 9 danni. Buono, va bene, va bene. Non ci lamentiamo. È rimasta lei, che la portiamo in avanti. Non credo riuscirà a ammazzare da distanza. Quello lì, però vediamo se lo vedo. 80%. Ma davvero? 80% smentito. Ma lo sai smentito? Inutilità di un 80%. Quindi invece di fare il tragitto semplice sale e passa dall'altra parte. 85% ce la faremo? Ok, è andata. È andata, non abbiamo beccato un danno. Siamo stati fenomenali. Fenomenali, veramente. Oddio, controllo mentale perso. Ma davvero? Ma io pensavo durasse tutta la missione il controllo mentale. Porca miseria. Ma ringraziamo il cielo che non mi ha colpito. Ricarichiamo al volo. 87% di fare 7-9, no? Non mi piace. Perdiamo un turno così. Comandante, lei riesce a fare meglio? Sì, mi sa di sì.
Vediamo un po'. Vai, ammazzalo, ammazzalo, comandante. Ok, ci hai provato a ribellarti, eh? T'è andata male. Ecco, questa cosa non la sapevo del controllo mentale. Quindi tu portati in avanti, nel caso fatti suicidare, perché non vorrei che mentre sei dietro nelle retrovie mi ammazzi qualcuno. Anzi, portati proprio qui, vediamo se così se c'è qualcuno nella zona. Non ci dovrebbe essere nessuno perché c'erano i robot. Ma perché parlo? Ma quanti cribbio di eterei ci stanno? 4 eterei? Al diavolo il random è qui, proprio. O li ammazzi subito o sei finito, eh? Vabbè che mo punteranno sicuramente tutti questo qui, però. Ok, tu portati qua. Matthew, ci servi tu. Oppure una bomba MP pure qua. Mamma mia, se la bomba MP quanto fa? Pure qui la bomba MP farà tipo il macello. Meno male che l'ho fabbricata, veramente. Portati in avanti. Ok, tu mettiti qua. Puoi fare il protocollo te, no? Ah no, è finito il turno. Il nostro ranger tipo non è servito praticamente a niente. Forse no, conveniva portarsi un altro cecchino. O un altro psionico. Anche quello non sarebbe stato male. Scusa, Miccia. Ci sono parecchi robot, però nessuno è a range del tizio. Invece squarcio del vuoto è troppo distante. Facciamo una bella guardia. Qui pure qui la bomba MP fa il bordello se la piazzo bene. Lo piazzo qui per adesso, va. Ok, che arriva la gente. Sento rumori di robottoni grossi. Si è distrutto la protezione che c'aveva. Ma davvero? Mancato. Ma guarda dove ha viaggiato questo. Ecco, questo mi scombussano un po' i piani perché mi tocca spostare tutti gli omini. Però, teletrasporto. Va benissimo. Guarda, arma disabilitata. Io lo lascio lì il tizio. Mamma mia, la bomba MP! Ah, ma ha fatto pochi danni, dai. Va bene, va bene. Va benissimo così. Speriamo che non si ribelli ora, più che altro. Allora, qui bisogna fare le cose fatte per bene. Mamma mia, quanto può essere forte la bomba. Vai, bomba. Via. Ma davvero? Ma io me ne mettevo 4 di ste bombe. Non una, 4, ce lo sapevo prima. E c'ha pure la salva, quindi può pure attaccare di nuovo. Mettiti qua, va. Piazza di più avanti. Ok,
Può colpire quello in fondo. 51%. Vabbè, provaci, comandante. No, e te. Ah, psionica. Vabbè, dai. Settantasette per cento, 68%. Dai, ti devi muovere, no. Quindi può colpire tranquillamente, vai. Sale per colpirlo e poi si rimette dietro. Fenomenale. L'ha pure colpito, quindi GG. Allora, te ti devi spostare. Ti sposti qua e ricarichi. Tu pure ti devi spostare, mettiti qua. Riuscirai a colpire? 67%, dai che ce la fai. Ma gli hai fatto pure un critico. Implacabile, ti puoi pure muovere, ti piazzi qua, va. Almeno sei protetto. Comandante, lei si piazza più avanti. Colpisca il mio robot, va? Indeboliamolo un pochettino così. Nel caso muoia, possiamo rifargli controllo mentale. E ci abbiamo comunque uno robusto. Ricarica. Può colpire 60%, 9-11. La bomba acida fino a dove può colpire? Fa 5-7 danni. No, no, no. Colpiscilo direttamente. 11 danni gli ha fatto. Peccato di uno. Però non si può sdoppiare. Ci è andata bene perché non si può sdoppiare. Cioè, muore. Muore. Ah, c'è rimasto Matthew. Lo piazziamo qua. Con mani fulmine. Sul quello lì. E poi una pistolettata. Anche al nostro tizio. Vai. Vabbè, un danno. Va bene così, va bene. Ok, è rimasto questo. 6 danni. Nessuno si è fatto male. Ci sta andando benissimo. Che c'è il nostro psionico qua? Posso fare? Ah, dominio non lo posso fare. Vai qua. Eccolo. Scarico condensatore che fa? 7-10 danni, finto segnale no, non ci serve. Ci serve che gli faccia tanti danni a questo. Vai. 8 danni, non sono abbastanza. È entrato in frenesia. Ora ti faccio uscire io. Cavolo. Non ho pensato dove. Riesci a colpirlo da qui? No, che palle. Sto facendo errori. Chi è rimasto da portare? Aspetta, mandiamo lui. Facciamo così, va?
Sì, apro la porta pure. E lo possono colpire. Mettiti qua. Vai, Milena. Come no? Come no? E allora piazzati più avanti. D'accordo. Perfetto. Arrivano messaggi random. Mettiti qua te. E ricarica. Comandante, anche lei deve ricaricare, quindi si piazzi qua. Con ricarica. E infine il cecchino lo piazziamo qua. Riesce a colpire? Sì, 3-6 danni. Speriamo faccia 6 danni. O c'è anche 5. 3 danni, porca. Mo sicuramente colpisce qualcuno. Peccato, potevamo evitare dei danni. Vabbè, dai. Pozione d'acido, un danno. Si dovrebbe probabilmente autouccidere da solo nel colpirci uno dei tizi. Forse. O no, in guardia? Come non detto, non ci colpisce nemmeno. Ragazzi, sta andando benissimo. Non ho parole. È immune al veleno. Non ci avevo nemmeno pensato al veleno. Ok. Te vieni qua. Ok, tu mettiti avanti e scopri chi c'è. Mettiti qua. Fatti ammazzare. No, non c'è nessuno. Comandante, lei si porti in avanti. Che abbiamo bisogno della sua abilità dominio, che è la più forte del gioco. Mettiti in guardia. Guardia pure te. Tu mettiti qua. Per vie traverse. E infine te mettiti qua, va? Cecchino, piazziamolo con rampino, non si può muovere. Mettiti qua prima. No, lo volevo piazzare qua ma non ce la fa. Ma che davvero? Ah, c'è un mezzo muro. Piazzati qua allora, così ti proteggi. Sempre in guardia. Controllo mentale c'è ancora? Sì, controllo mentale c'è. Regge. Quanto è rimasto? Non è rimasto tantissimo. Saranno due sale? Ne abbiamo ammazzati un bel po' di nemici. Ancora. Non si fermi ora, comandante. Sanno che stanno perdendo il controllo su questo mondo. Non abbiamo perso niente. La nostra arma più potente è la nostra fine. Ma che stai di? No, saremo noi a trionfare. Una specie di recinto per esseri umani. Anni prima dell'invasione iniziale ci sono state molte segnalazioni di civili scomparsi. Che siano loro, forse intendevano utilizzarlo per qualche test di natura psicologica. Mm.
Questi alieni sono veramente allucinanti. Andiamo in avanti. Allora, te cecchino, posizione di corrampino sopra. Vai. Movimento gratis. Vai qui. Guardia con pistola. Tanto avanziamo con tutti i soldati. L'unica a essersi beccata dei danni è lei e sta ancora a 19, quindi meglio di così non si poteva chiedere. Mettiti qua, va. Perfetto. Te Ok. piazzati qua. Ok, nemici all'orizzonte. Due di Archon. Possono essere fastidiosi, ma possono essere anche bersagliati bene. Comandante, lei sì che si deve muovere. Un controllo mentale ce lo può fare. Magari su uno dei due, forse è troppo distante. Colpire? No, non può colpire. Si piazzi qua dietro, comandante. Vediamo che cosa può combinare. E infine il nostro specialista medico lo piazziamo qua. Parecchio avanti, ma siamo messi abbastanza bene, lo possiamo fare. Tanta attività che si avvicina. Guardia. Dai, dai, che lo colpisci. Intanto il comandante trapassa il muro. 9 danni si è beccato il tizio. Ah, attiva subito meccanismi esplosivi per via della frenesia. Allora, quella è in guardia. Allora, aspettiamo, eh. Prima di tutto, Matthew, te riesci a fare qualcosa? 100% non mi interessa, 84% che lo ammazzi. Beh, io voglio essere sicuro, quindi vai di mani fulmine e poi del colpo. Sì, è inutile che ti incazzi, mo muori. Vai, 84%. Perfetto, non sarebbe morto. Perché aveva tipo 9 di vita, quindi ho fatto bene. Eh, 75% qui. Ma io farei così. Ammazzamelo. Mancato. Mi sta benissimo, perché posso fare bomba acida. Urca! Urca, 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 urca. Due bestioni? Ma lo sapete che forse possiamo fare qualche controllo mentale? Però le bombe MP le ho finite. Che rosicata! Aspettate, eh. Dove sta il nostro ingegnere? Ingegnere, la prego, Vado. ci permetta di fare un controllo. La prego, ingegnere, se ce lo fa fare, mamma mia, quanto Potrebbe godo. tornarci utile. Vada, vada.
Anche solo disorientarlo, guardi. Va benissimo anche disorientarlo. Ma controllo sarebbe fenomenale. Disabilita. Peccato, 31% aveva di controllarlo. Dormi, va? Disorientato per due turni. Poi devo fare finto segnale, se possibile. Qui bomba acida su... Facciamo qua. Vai. Sai che c'è un altro robot, no? No, su... Fusione da incendio, perfetto. Noi, oramai la guardia l'ha finita, l'ha completata, quindi possiamo fargli danni. 4. Solo 4? Non un gran colpo. Infatti. Frenesia. Comandante, la prego, ci faccia fare un controllo mentale su qualcosa. Ma davvero solo su questo? Instabilità. Tutto al suo interno. Vabbè, facciamo il controllo, va. Scusa se ti ho fatto male, ma mi servi. Via. Andiamo avanti. Inquadratura nera. Danni 28%. Sì, 78%, scusate. Beh, io direi su questo robot qui a sto punto. Sfondiamo la porta. No. Mancato. E dai, non mi puoi fare ste cose. Munizioni finite. Vabbè, ma andiamo avanti. Sul cecchino. Anzi, aspetta, prima usiamo il cecchino. Vai. Muoviti. Se ti riesci a muovere e portare avanti che mi servi, mi fai un favore. No. Mettiti qua. Chi è rimasto? Ah, solo il nostro medico, che lo piazziamo qua. Ordine ricevuto. Vediamo se può fare qualcosa. Lui no, 87%, 83%. Vai qua. 5 danni. Un po' pochini. Ecco, io lo colpi pure quello lì. Peccato. Qui niente. Ecco, questo farà probabilmente molto male. Però se colpisce... Ecco, ha colpito quello giusto. Che ci fanno da tank questi qui. Una bella granatina, mo gliela lancio a quelli. Peccato che non ho portato la seconda granata MP.
Non pensavo ci fossero così tanti robot. Razzi? No. Allora, facciamo belle cose adesso. Facciamo così. No. Ah, un po' di danno me l'ha fatto. E lanciamo bomba acida su questa zona. Vai, che farà un po' di male, non tantissimo, ma un pochettino, sì. Poi cura con Gremlin su di lui e gli facciamo ricaricare anche. Vai, 7. Ok, una cura è andata, però ne abbiamo altre 3. Perfetto. Tu piazzati. Detonazione lo possiamo attivare? No, solo su di lui. Perché c'è il cecchino che fa un bordello di danni. Matthew, dove sei? Ricarica. E non può colpire nessuno. Piazzati qua, va. Prossimo turno ti faccio fare un colpo micidiale. Il nostro Archon piazziamo qua. Così si fa uccidere, ma quantomeno. No, ha attivato la guardia. Cazzo. Ah, sai che fai? Mettiti te qua e lancia una granata sul tetto se ci riusciamo. No, giustamente non la possiamo. No, forse sì. Forse sì. Vai. Granata sul tetto. Non so se farà male anche al nostro medico. Un danno si è preso. Ma veramente, vabbè che è un robot, quindi il danno da caduta che vuoi che gli faccia. Però adesso è alla nostra merce, il che ci permette di fare questa cosa. Oddio, 100%. Vabbè, via questo. Via. Perfetto. Allora, tu ti piazzi qua. Ti beccherai danni? Forse. E fai un bel colpo su 80% su tutte e due. Fallo su questo, va. 11 danni. Niccia, no. Ok, questo mi fa comodo. Vai di Niccia. Che facciamo danni a entrambi. Beh, tanti danni a tutti quanti. E infine facciamo così e facciamo il protocollo di combattimento, mi sa. Oppure scarica condensatore su, anzi su, scarica condensatore su questi due. Vai, via. Porca miseria, ma se lo sapevo prima lo utilizzavo.